Massimo Carboniero, presidente dell'UCIMU Sistemi per Produrre. Presidente, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti voi. È un piacere essere presente a questa vostra trasmissione. Dunque, domani per voi è un giorno importante perché riunite la vostra assemblea generale, presenterete anche una ricerca e ci fa piacere che ci date anche dei numeri in anteprima, perché dai numeri emersi dalla vostra ricerca sembrerebbe che nessun altro paese leader nel settore delle macchine utensili registrerà degli incrementi tanto significativi per il 2017 come per l'Italia. Le chiedo allora conferma di queste risultanze, se ce ne può anche parlare. Ma sicuramente i dati di previsione del mercato italiano che consuma macchine utensili sono estremamente positivi. Beh, la ragione principale è l'attivazione del piano Industria 4.0 che è stato elaborato dal governo con il contributo di tutte le associazioni, anche di UCIMU in prima fila, che permette, come lei sa benissimo, di avere degli incentivi importanti per chi acquista macchinari, tecnologie, automazioni, digitalizzazione. Parliamo quindi di superammortamento 140%, iperammortamento del 250%, rifinanziamento della legge Sabatini e il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo che passa dal 25 al 50%. I primi dati che riguardano il 2017 sono dati estremamente positivi. Nel primo trimestre c'è stato un incremento degli ordini del 22% per i costruttori italiani di macchine utensili sul mercato domestico, sul mercato interno. A giorni, magari già domani, daremo i dati anche del secondo trimestre, che alla prima luce sembrano altrettanto positivi. Addirittura un istituto internazionale come l'Oxford Economics parla dell'Italia, sempre in termini percentuali naturalmente, come lo stato che degli stati industriali più importanti aveva la crescita percentuale maggiore, parla di a meno di un 10% nel 2017, quindi sono sicuramente dati positivi e confortanti per un settore, un'economia manifatturiera italiana che finalmente, sottolineo finalmente, sta ripartendo in maniera positiva. Ecco, di questi dati trimestrali che annuncerete per il secondo trimestre, domani forse, probabilmente, ci ha detto nella risposta precedente, altrettanto positivi. Vedremo un dato simile a quel più 22%? Se lei e i suoi collaboratori sarete presenti domani alla nostra assemblea, penso che possiamo darvi dei dati concreti e definitivi anche per il secondo trimestre del 2017. Quindi vi invito domani alla nostra assemblea. Non mancheremo e saremo in prima fila, ma con questo non la saluto ancora, perché le voglio anche fare un'ultima domanda. L'Italia è partita in ritardo sul piano Industria 4.0 rispetto ai pari europei, ma anche il vantaggio dell'ultimo arrivato, cioè sostanzialmente può vedere le criticità dell'implementazione dei piani negli altri stati che ci sono arrivati prima, Germania in primis, ed evitare gli stessi errori e ridurre così i costi. A questo punto le chiedo se questo davvero ci ha aiutato e quali criticità rimangono che lei vede nell'implementazione di questo piano. Ma sicuramente la Germania è stata la prima nazione a partire, comunque non è che siamo gli ultimi a essere partiti, perché anche altre nazioni europee sono in fase di attivazione per quanto riguarda l'industria 4.0. Io dico, vorrei solo sottolineare un aspetto molto importante che domani ribadirò anche nel mio intervento. Il piano Industria 4.0, un piano molto importante, molto utile appunto per lo sviluppo della competitività del settore manifatturiero italiano, per il nostro settore, in primis della macchina utensile, è un piano che dal nostro punto di vista però deve avere maggiore durata. Maggiore durata perché le piccole e medie imprese, che sono un po' l'asse portante del settore manifatturiero italiano, per attivare questi processi di innovazione, di ricerca e di cambiamento quindi del processo produttivo, hanno bisogno di tempi leggermente più lunghi. Quindi sarà anche nostra intenzione, proprio alla luce appunto di essere arrivati in una seconda fase al 4.0, quindi al discorso digitale, interconnessione, sensorizzazione e automazione del processo produttivo, chiederemo la possibilità proprio al Ministro Calenda, che domani sarà presente con noi, di poter allungare almeno di un altro anno i vantaggi dell'iperammortamento, proprio per aiutare anche le piccole e medie imprese, proprio anche per il discorso del contagio con le grandi imprese, a poter investire in questi nuovi processi produttivi che saranno il futuro dell'impresa manifatturiera europea. Benissimo, allora ringrazio Massimo Carboniero, presidente di UCIMU Sistemi per Produrre. Ricordiamo, domani l'Assemblea Nazionale, o meglio l'Assemblea Generale, Viale Fulvio Testi a Milano, se non ricordo male, corretto? Perfetto, la ringrazio Abbiamo molto. Dato anche le coordinate. Grazie ancora, presidente. Domani. A domani, arrivederci.